evento è una conferenza nella quale si parla dei 12 professori universitari in tutta Italia che nel 1931 non hanno accettato di giurare fedeltà al fascismo e sono pertanto stati destituiti dalla loro cattedra. Rivolto ai miei colleghi del Politecnico e agli studenti del Politecnico, però gli inviti sono stati inviati in tutta Torino, insomma. Spiegherò in che cosa consiste questo giuramento, cosa consisteva, a chi è stato richiesto, brevemente racconterò della loro vita, una breve biografia di ciascuno, parlerò anche del giuramento in Germania del 1934, analogo al giuramento dei professori in Italia, che ha prodotto non 12 contrari al giuramento, ma solo 2. Infine, qualche aneddoto riguardante queste cose a Torino, nel Politecnico e nell'Università di Torino. Io penso che sia un tema del tutto ignorato dai giovani e forse anche dai meno giovani, e mi piacerebbe che fosse un po' più conosciuto, perché è stato un momento importante, ecco, nella storia italiana. L'autopsia di una radio si inserisce in una serie di autopsie di macchine, una specie di format che ho inventato più di una decina d'anni fa per gettare un ponte tra la tecnica più dura e la narrazione. Questo perché noi siamo abituati a pensare che la tecnica sia soltanto di pertinenza degli ingegneri, degli scienziati, e dall'altra parte invece tutto il resto, quello che ci colpisce a livello narrativo, a livello quasi di divertimento, possa essere completamente avulso da ogni fatto tecnico. In realtà noi viviamo con le macchine e conoscerle meglio diventa una necessità non per capire tanto come funzionano, ma per capire che sono nostre compagne di vita. E quindi quando io prendo un oggetto, oggi nella specificità una radio, cerco, estraendo i vari componenti, dissezionandola, di scoprire le storie che sono nascoste dentro. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. Il 30 maggio 2014 il Politecnico di Torino ha aderito alla 20ª edizione dell'iniziativa Bimbi in Ufficio con Mamma e Papà. L'evento, promosso da Corriere della Sera, Corriere Economia e La Stampa, prevedeva animazione e stand interattivi dedicati a figli e nipoti di dipendenti e studenti del Politecnico. Nell'occasione è stato presentato il bilancio di un anno di attività del Micronido Policino. Il Team Sunslice è qua per far colorare i bambini, per fargli immaginare delle facciate di nuove case urbane che noi stiamo progettando come team. E possono montare delle scatolette che hanno le proporzioni della nostra casa. È incredibile come i bambini reagiscano bene alla voglia di disegnare la facciata di casa propria. If you were a river in the mountains tall, the rumble of your water would be my call. If you were the winter, I know I'd be the snow, just as long as you were with me when the cold winds blow. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Il coro del Poli è nato da alcuni mesi, è stata un'iniziativa, direi, di un gruppo di docenti inizialmente che hanno parlato con alcuni allievi e hanno raccolto questa intenzione di incontrarsi e fare musica praticamente. Il coro è aperto a tutti quanti, tutti coloro che vogliono parteciparvi, insegnanti compresi.
non facciamo distinzione tra chi ha più esperienza musicale, tra chi ha esperienza corale o meno. Abbiamo due piccole esibizioni, giusto per far provare l'ebbrezza della performance live ai nostri cantori. Una sarà il 7 di giugno a San Salvario e la seconda occasione è nel cortile del Politecnico l'11 di giugno, in cui possiamo dimostrare brevemente ciò che abbiamo imparato in questi pochi mesi, in queste poche settimane. Ci troviamo tutti i martedì alle 19 in aula 5D. Le nostre prove proseguiranno fino alla fine del mese di giugno e poi contiamo di riprendere con un'altra pubblicità forte presso gli studenti, docenti e non docenti a metà di settembre circa, per organizzare un primo vero concerto serio nell'autunno. Ciao, io sono Federica e vi presento il nostro progetto che si chiama Materest. Materest è un portale per cercare coinquilini, quindi cercare le persone giuste con cui vivere. La nostra idea è quella di far vivere ognuno con le persone giuste, quindi incrociare stili di vita, abitudini e interessi comuni in modo da trovare persone con cui vivere bene e vivere assieme. Il nome Materest, che molti chiamano Materest, è dato dall'unione di due parole che sono mate più interest. Mate vuol dire compagno, interest di interessi, per cui la nostra idea è quella proprio di trovare persone con cui condividere interessi, stile di vita e abitudini. L'idea è nata durante uno startup weekend, quindi un evento organizzato qua al Politecnico di Torino, in cui le startup si affrontano in un contest e solo la più votata riesce a vincere. Noi abbiamo vinto questo startup weekend e da qui siamo partiti col progetto. Una persona che sta cercando posto letto o una camera inserisce il suo annuncio. L'annuncio è focalizzato sulla persona perché deve raccontarsi, deve descrivere com'è la persona e come vive all'interno della casa. Stiamo realizzando un algoritmo di matching, recuperando tutte queste informazioni delle caratteristiche delle persone, e in modo da farti trovare il coinquilino ideale e a non sbagliare coinquilino. Vorremmo uscire con la versione definitiva per metà luglio, per essere pronti appunto a inizio settembre per appunto l'arrivo delle persone nelle nuove città e per la ricerca dei nuovi coinquilini. Nel team di Materest siamo in 5, ci sono Marco e Simone che sono sviluppatori e hanno sviluppato l'intera piattaforma, Silvia e Alessandro che invece si occupano della parte di business e marketing, di cui mi occupo anch'io. Abbiamo più o meno tutti un'età compresa tra i 25 e i 32 anni e abbiamo avuto esperienze nel mondo web che ci hanno portato a voler poi avere un progetto nostro da portare avanti e da iniziare.